come Zaccheo voglio salire più in alto che io potrò sol per vederti, guardare te e attirare il tuo sguardo su di me. Ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno di te, oh Padre. Troppo piccolo sono, dammi la tua pace, lascio tutto per seguire te. Entra nella mia casa, entra nella mia vita, sana tutte le ferite, cancella tutto il mio dolore. Camminare in santità, voglio amare soltanto te, sei tu Signore il mio primo amore, fa un miracolo in me, oh, fa un miracolo in me. Pace di Cristo, amata Chiesa del Signore. Ci prepariamo per ascoltare la meravigliosa parola del Signore. Una parola che non tornerà mai vuota, che farà e compierà il proposito per cui il Signore la ha inviata. Io prego, nel nome di Gesù, che questa parola possa dare frutto ai nostri cuori, possa prosperare nelle nostre vite. Gioiamo, gioiamo insieme. Matteo 28. Ora, alla fine del sabato, all'alba, nel primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. E, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco, io ve l'ho detto». Esse dunque si allontanarono in fretta del sepolcro, con spavento e con grande gioia, e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano a dirlo ai suoi discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse: «Salve!» Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno». E mentre esse andavano, ecco alcuni delle guardia giunsero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti quanto era accaduto. Questi allora, radunatisi con gli anziani, deliberarono di dare una spicua somma di denaro ai soldati e dissero loro: «Dite
I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se poi la cosa verrà agli orecchi del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero come erano stati istruiti. E questo detto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Ora, gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. E vedutolo, lo adorarono. Alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or, ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen». Matteo 28. Marco 16. Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, e Salomone acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levar del sole. E dicevano fra di loro: «Chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro?» E alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventati. Ed egli disse loro: «Non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina nel primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ed ella andò e l'annunziò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma a 2 di loro che erano in cammino verso la campagna. Anche essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E disse loro: «Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno». Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Marco 16. Amen. Amen, amata Chiesa. Questa è stata la parola benedetta del nostro Dio.
del Dio vivo di Israele. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questa bellissima parola, per il pane di vita che ci è stato donato in questo giorno. Spero che abbiate potuto gioire insieme a me questa bellissima parola di Dio. Pace di Cristo. Maestro, io ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita tutto in me. Da tempo che non vedo, sai, la luce, hanno spento già la mia allegria, vedendo i miei sogni cancellati. Lazzaro ascoltò la tua voce, dopo quella pietra rimossa fu, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non ho altro che io possa fare, soltanto il tuo nome ha tutto il potere. Ho bisogno tanto di vita.